Ciao amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a vedere come realizzare questo uccellino che si può realizzare anche più piccolo utilizzando un uncinetto più piccolino. Io ho usato un 3,5 e mi è venuto di queste dimensioni. Potete realizzarlo più piccolino, così potete farlo a portachiavi come più vi piace. Spero che vi sia utile e gradito. Andiamo a vedere come si fa. Per realizzare l'uccellino avviamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo il nostro anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Facciamo un altro giro di 36 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo un aumento e saranno 42 maglie basse. Facciamo per altri 6 giri le nostre 42 maglie basse. Per quest'altro giro vado a fare una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia e inoltre vado a cambiare il filato. Questo è facoltativo, potete farlo anche di un unico colore oppure se preferite potete farlo anche bicolore o tricolore come più vi piace. Io vado a fare una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia, in tutto saranno 40 maglie basse. Vado ancora a sostituire il filato che vado a utilizzare tre colori, oppure potete riprendere il colore che avete utilizzato prima in base ai vostri gusti. E andiamo a fare una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia, e saranno 38 maglie lavorate. Facciamo la diminuzione della prima maglia, una diminuzione dell'ultima maglia, e saranno 36 maglie basse. Facciamo la diminuzione della prima maglia, una diminuzione dell'ultima maglia, e saranno 34 maglie lavorate. Una diminuzione della prima maglia, una diminuzione dell'ultima maglia, saranno 32 maglie lavorate. Una diminuzione della prima maglia, una diminuzione dell'ultima maglia, saranno 30 maglie lavorate. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione e saranno 24 maglie basse. Lavoriamo per altri 3 giri 24 maglie basse. Andiamo a riempire ora con la vatta sintetica e facciamo ogni 2 maglie una diminuzione e saranno 18 maglie basse. Facciamo una maglia e una diminuzione, in tutto saranno 12 maglie, poi facciamo 6 diminuzioni e proseguiamo con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte. Possiamo ora staccare il filo e andiamo a nascondere all'interno del lavoro e diamo bene la forma. Per le ali facciamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo il nostro anello e andiamo a fare un aumento in ogni maglia, saranno 12 maglie lavorate. Un aumento della prima maglia, un aumento dell'ultima maglia saranno 14 maglie lavorate. Un aumento della prima maglia, un aumento dell'ultima maglia saranno 16 maglie lavorate. Facciamo altri 2 giri di 16 maglie basse. Una diminuzione della prima maglia, una diminuzione dell'ultima maglia saranno 14 maglie lavorate. Una diminuzione della prima maglia, una diminuzione dell'ultima maglia saranno 12 maglie lavorate. Una diminuzione della prima maglia, una diminuzione dell'ultima maglia saranno 10 maglie lavorate. Proseguiamo i prossimi giri con le diminuzioni, non c'è bisogno che andiamo a riempire, le lasciamo in questo modo e andiamo a proseguire con le diminuzioni fino a chiudere completamente tutta la parte. Possiamo ora staccare il filo e andiamo a cucire al lato. Per la coda vado ad utilizzare questo colore e vado a fare un anello magico di 6 maglie. Andiamo poi a fare una diminuzione della prima maglia, saranno 5 maglie lavorate. Facciamo un aumento della prima maglia, saranno nuovamente 6 maglie basse. Vado ora a sostituire il filato con quello che ho utilizzato per la testa e per le ali e vado a fare un aumento nella prima maglia, saranno 7 maglie lavorate. Andiamo ora a fare un aumento in ogni maglia e saranno 14 maglie lavorate. Un aumento nella prima maglia, un aumento nell'ultima maglia e saranno 16 maglie lavorate. Facciamo un altro giro di 16 maglie basse. Facciamo la diminuzione della prima maglia, la diminuzione dell'ultima maglia e saranno 14 maglie basse. Vado a sostituire il filato con quello che ho utilizzato per il corpo e vado a fare una diminuzione della prima maglia, una diminuzione dell'ultima maglia e saranno 12 maglie lavorate. Facciamo la diminuzione della prima maglia, una diminuzione dell'ultima maglia, saranno 10 maglie lavorate. Possiamo riempire un po' con la vatta sintetica, andiamo a fare una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia, saranno 8 maglie lavorate e poi possiamo andare a cucire dietro. Volendo ne possiamo fare due, come più ci piace, oppure ne facciamo una sola.
Possiamo ora staccare il filo e poi andiamo a cucire. Per il becco facciamo un anello magico di 4 maglie, stringiamo il nostro anello, facciamo un aumento alla prima maglia e un aumento all'ultima maglia e saranno 6 maglie lavorate. Facciamo altro giro di 6 maglie e poi stacchiamo il filo. Possiamo ora staccare il filo e andiamo a cucire. Facciamo uscire il filo dalla fine qui dell'ala verso il centro e andiamo poi a cucire. Maglia per maglia andiamo a cucire qui all'interno dell'ala. Possiamo anche, volendo, cucire questa parte qui, ma preferisco che venga cucita all'interno. Quindi andate a prendere la maglia per maglia qui verso l'interno, magari mettete uno spillo in questo punto e così andate poi a cucire questa parte qui interna dell'ala. Ho fermato con lo spillo così come ho detto, poi vado qui maglia per maglia e vado a cucire bene tutto intorno questa parte, prendendo solo la parte interna dell'ala e la parte interna del corpo. In questo modo ripasso più volte in modo che non si sfili e che sia ben salda. Vado a fermare la coda dietro in questo punto, la fermo con lo spillo e poi vado a cucire maglia per maglia questa parte qui, prendo sia la parte della coda che la parte del corpo e vado a cucire in questo modo. Magari ripasso sempre per rinforzare bene. Vado a fermare sempre con lo spillo anche il becco e vado a cucire intorno come ho fatto con la coda. Vado maglia per maglia qui e vado a cucire bene. Per gli occhi utilizziamo gli occhietti in plastica e andiamo ad applicare, oppure possiamo utilizzare ago e filo e andiamo a ricamare. Andiamo a ricamare dei semplici occhi, possiamo farli chiusi, possiamo farli aperti, come più ci piacciono, e andiamo a riempire un po' la nostra pallina, come faccio vedere solitamente in tanti miei video tutorial. Andiamo a fare un semplice occhietto, andiamo poi dall'altra parte e facciamo la stessa cosa. Magari possiamo fare anche delle ciglia, come più ci piace, andiamo a decorare il nostro uccellino come più ci piace. Abbiamo fatto anche l'occhietto e magari andiamo a fare anche una sopracciglia per renderlo un po' più espressivo, oppure lo lasciamo così come più ci piace. Possiamo fare magari anche l'occhietto, la ciglia vicino all'occhietto, e decoriamolo come più ci piace. Usciamo poi dall'altro lato e andiamo a ricamare anche l'altro occhio e poi stacchiamo il filo. Questo è il mio tenero uccellino terminato, spero che vi piaccia, condividete con i vostri amici e fatevi iscrivervi al canale. Ciao ciao, alla prossima, un bacio.